Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video tag. Sono stata taggata da Flowbag, vi lascio giù il suo canale in info box, ma il tag è stato ideato dai consigli di Antonella e Ombretta e anche dei loro canali, vi lascio in info box il link. Il titolo è Per colpa di chi? Profumi. Partiamo subito con la prima. Un brand di profumi scoperto grazie a... Devo dire che io, grazie a Antonella, dei consigli di Antonella, ho riscoperto in questo caso i profumi Charlie. Li ho riscoperti perché in realtà li conoscevo già, mi ricordavo che i miei genitori avevano comprato un profumo Charlie ed era buono, però poi lo avevo dimenticato. Poi ho visto il video di Antonella e ho detto, eccolo, questo era un profumo che io ricordavo e che mi piaceva. Quindi diciamo che l'ho scoperto, ma l'ho riscoperto in un certo senso, però è stato grazie al suo video che mi è tornato alla mente. Io non l'ho comprato, quindi non ho nulla da mostrarvi qui, da farvi vedere, però mi sono ricordata comunque che mi piaceva, quindi insomma grazie a lei l'ho riscoperto. Il tuo ultimo profumo acquistato, visto da... Ecco, io qui non vi posso rispondere sul profumo visto da, vi posso dire qual è stato il mio ultimo profumo che ho acquistato, che è un profumo al cocco biologico, che avete visto sicuramente nel mio video Cocco Love, però non l'ho visto da nessuno, nel senso che è stato l'ultimo profumo che ho acquistato, ma l'ho cercato e visto da sola, nel senso che l'ho trovato per conto mio. Volevo anche mostrarvelo, ma l'ho dimenticato di là nell'altra stanza. Comunque, se andate a vedere il Cocco Love, ve lo faccio vedere in quel video. Terza domanda, il profumo rivelazione dell'estate 2019, grazie a chi? Ecco, qui mi collego alla domanda di prima, grazie a me stessa, perché io ho trovato questo profumo al cocco che è molto fresco, quindi quest'estate 2019 in cui ho patito tantissimo il caldo, devo dire che è stata un po' una rivelazione perché mi rinfrescava tantissimo, però non è un profumo che ho visto grazie a qualcuno e non vi posso rispondere, alla domanda specifica dicendovi grazie a chi ho scoperto un nuovo profumo 2019 che è stata una rivelazione perché in realtà, come vi dicevo, non sono un'accanita consumatrice di profumi, quindi insomma, in realtà ne compro uno ogni morte di papa e quindi ovviamente non c'è stata una vera, rivelazione che magari si sia moltiplicata. Ho trovato quello, ho comprato quello e chissà quando comprerò un nuovo profumo. Quarta domanda, qual è stato il profumo acquistato grazie al video di chi? Dunque, anche qua io non compro quasi mai profumi, però vi posso dire che ho intenzione di provare un nuovo profumo, cioè in realtà è un vecchio profumo, però io non l'ho mai provato, non l'ho mai provato sulla mia pelle ed è il Batik, che è un profumo molto 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 vecchio, forse degli anni 80. Mi ricordo che piaceva tanto a mia cugina quando eravamo ragazzine e io lo sentivo su di lei e devo dire che mi piaceva. E io, grazie sempre ad Antonella del canale I Consigli di Antonella, ho scoperto, mi è venuto in mente, diciamo, questo profumo vecchissimo che io sentivo all'epoca, perché lei lo ha nominato in un video, lo ha nominato come esempio in realtà, però lo ha nominato e quindi me l'ha fatto venire in mente. Quindi ancora non l'ho acquistato, però grazie al video di Antonella... È probabile che magari lo acquisterò, magari chissà per Natale, perché come vi ho detto prima, io compro un profumo ogni morte di papa, però magari insomma, adesso che mi sono messa in testa che voglio provare questo profumo, magari per Natale o chissà per il mio compleanno che comunque sarà il prossimo marzo, quindi vedete voi quanto tempo passerà, però lo metterò in lista comunque dei profumi da provare. Domanda numero 5. Da quale canale YouTube o gruppo Facebook vieni più ispirata per l'acquisto di un profumo? Dunque, anche se poi io non li acquisto in realtà, però a volte mi segno i nomi, me li tengo lì, perché magari non li acquisto per me, ma li acquisto per fare dei regali. Quindi sicuramente il gruppo Facebook sul quale io ho più informazioni in tal senso è The Colors of YouTube, che è un gruppo anche con il quale facciamo delle collaborazioni. E quindi essendo attiva in quel gruppo è ovvio che mi capita più spesso di leggere i loro post, di vedere i loro video.
Invece i canali YouTube che io seguo e dai quali prendo spunto per i profumi, in particolare sono, come vi dicevo prima, i consigli di Antonella, Azzutube, Ciotolina e anche Cristi. Ora non mi ricordo Cristi se ha anche un numero vicino, però io comunque vi lascio in info box i link a tutti i video, scusate, a tutti i canali che ho nominato, in modo che possiate andare a dare un'occhiata qualora vi piacessero i profumi. Poi ci sono anche altri canali che hanno parlato di profumi in qualche video e che io magari seguo abitualmente, però non li nomino tutti perché i canali che seguo sono veramente tantissimi. Vi nomino questi perché questi sono canali in cui molto molto spesso ci sono video di profumi e quindi è questo il motivo per cui li nomino. Quelli che non ho nominato non significa che non li seguo, significa che magari non fanno video così tanto spesso sui profumi. Tutto qua. Domanda numero 6. Quale acqua profumata hai acquistato? Grazie a chi? Dunque, io ho comprato questa acqua profumata di Vrochet alla mora e lavanda. Mi è piaciuta tantissimo. Devo dire che non compro profumi, però le acque profumate mi piacciono di più e le compro di più. Quindi, effettivamente, se io ho il profumo mio per eccellenza, che è il J'adore, che uso sempre solo quello, fatta eccezione per qualche volta, le acque profumate invece le compro di più, mi piacciono, soprattutto in estate. Quindi, a parte questa premessa, questa l'ho comprata grazie alla mia consigliera di bellezza Yves Rocher, perché c'è una ragazza che mi dà dei consigli su questi prodotti e dalla quale io ogni tanto acquisto i prodotti. Non abita nella mia città, quindi acquisto da lei solo quando devo fare degli ordini un pochino più grossi, quindi quando compro un pochino più cose. Se mi serve una sola cosa, vado nel negozio, perché nella mia città comunque c'è il negozio. Ovviamente faccio così, perché per una sola cosa pagare le spese di spedizione non ha senso, quindi quelle le pago se devo prendere tante cose. Altrimenti vado magari nel negozio, però insomma, grazie alla mia consigliera di fiducia ho comprato questa acqua alla mora e lavanda perché mi aveva detto che comunque era molto buona, molto fresca ed effettivamente aveva ragione. Domanda numero 7: il profumo che più ti ha delusa visto da chi? Dunque, io non lo so, nel senso che non essendo una persona che compra tanti profumi, non c'è stato un profumo che ho visto da qualcuno che poi ho comprato e che poi mi ha deluso. In realtà non so proprio rispondere, non ci sono dei profumi che mi abbiano particolarmente deluso fra quelli che ultimamente ho avuto modo di sentire. Quindi in realtà la risposta a questa domanda non c'è. L'ultima domanda chiede di taggare qualcuno. Io non so chi abbia già fatto questo tag, non so neanche chi magari possa essere così tanto appassionata di profumi da avere delle risposte molto più corpose delle mie. Quindi io taggo tutti gli appassionati di profumo e tutte le appassionate di profumo, quindi qualora voleste replicare questo tag, io lo guarderò volentieri. Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.